Sono fortunato ad avere un Amazon Locker vicino all'università, devo solo fare due fermate di metro, faccio Cadorna, Cairoli, Cordusio e qua ho un Amazon Locker per fortuna, davvero una grande comodità. Se non fosse per il fatto che è quasi sempre pieno, quindi devo sempre programmare gli acquisti nel tempo. Tra l'altro hanno anche cambiato la livrea dell'Amazon Locker, prima era tutto arancione. Cosa avrò mai comprato? Faccio l'unboxing itinerante. Sono semplicemente due flaconi di integratori, uno è estratto di semi di uva più vitamina C antiossidante e l'altro è magnesio potassio. Ecco, vedete, sono entrambi di questa marca, di questa compagnia tedesca che si chiama Vega Vero e che produce tantissimi integratori, tutti vegani, cioè solo con ingredienti naturali, o meglio con nessun ingrediente che deriva da animali. Magnesio potassio 180, estratto di semi d'uva più acerola 120 capsule. Ok, adesso che ho fatto questa veloce commissione devo tornare in università, aspettare le lezioni, cominceranno alle 4:30 oggi, cioè riprenderanno alle 4:30, ho fatto 2 ore adesso di mattina e dovrò studiare davvero tanto, studiare come un coreano per riproporre questo metodo di calmare l'ansia all'esame che ho già spiegato in un video e pensare a quanto studiano i coreani, tantissimo, e quindi semplicemente questo pensiero dovrebbe indurvi anche voi a studiare con più vigore. Per me funziona. Allora, è arrivato il momento di fare il classico video pre-esami. Questa sessione durerà meno delle altre. Sarò impegnato dal 23 all'11 dicembre. Avrò 3 esami. Domani, tra l'altro, 13 novembre avrò teologia, devo fare una esposizione sul tema dell'eutanasia. Quindi dovete aspettarvi che per questo periodo non caricherò video, però ho un video che ho già registrato, che è un video in inglese. Vi avevo già detto che avrei fatto un video su cosa mi piace e cosa non mi piace delle Filippine. So che a molti di voi potrebbe non interessare, però è un video che io volevo fare, dato che visto che ci sono anche un po' di persone dalle Filippine che mi seguono per via dei video che ho fatto, i vlog, il coso del Jollibee. E poi era proprio un video che volevo fare sin da quando sono tornato dalle Filippine, quindi lo caricherò dopo questo video. Quindi questa sessione esame rispetto alle altre sarà diversa perché mentre per la sessione esame di gennaio con la triennale in italiano avevo 3 settimane più o meno per studiare, questa volta ne ho solo una perché le lezioni finiscono una settimana prima dell'inizio della sessione, quindi ovviamente tutti al primo colpo, tutti al primo appello, come dico io, provare, come si dice spesso, provo a darlo e vediamo, provare is for pussies, passare al primo colpo is for real men. È sempre stata la mia filosofia, sempre lo sarà, un esame si dà una volta e mai più, perché non ha senso dare un esame 2 volte. Perché per fare una metafora, così come per qualsiasi cosa, nasce e muore, non ci sono 2 nascite e 2 morti, una cosa nasce una volta, muore una volta sola, un esame non può essere fatto 2 volte. Non ha senso. Lo so che è una bella metafora, quindi farò un periodo di pausa, cominciare da adesso. La cosa bella è che finalmente avrò le vacanze di Natale e Capodanno libere facendo la sessione a novembre-dicembre. Riprenderò il 7 gennaio, però avrò almeno Natale e Capodanno liberi, che è da 3 anni che le mie vacanze di Natale sono influenzate dal fatto che devo studiare per gennaio. Ci sarà ovviamente una sorpresa, la sorpresa di Natale in questo canale. Per ora vi saluto, ciao a tutti da Karma.